No, non è solo un'impressione dovuta all'ultima vittoria contro Venezia. In casa Cimberio l'aria che si respira è decisamente leggera, altro che crisi o complotti o chissà quale altra invenzione. Basta venire al Pala Whirlpool durante una seduta d'allenamento per rendersene conto. Sorrisi, intesa, complimenti, consigli, anche rimproveri, perché no, alla fine servono anche quelli. E allora succede che una banalissima seduta del martedì diventi una panoramica dell'ottimo momento che Varese sta attraversando. E non lo diciamo noi che siamo autentici ottimisti, lo dicono gli ultimi risultati, le recenti buone prestazioni, anche nelle sconfitte. È qui e così che si capisce quanto e come questo sport si sia infiltrato nelle vene di una città che vede nel palazzetto il proprio tempio, nel parquet la propria terra promessa. La strada per i playoff è anche questa. Alla vigilia dell'inizio delle Final Eight di Coppa Italia, alle quali, come ormai si sa, Varese non parteciperà, è tempo di bilanci in casa biancorossa. A parlare della squadra della Città Giardino è Simone Gioffrè, il direttore sportivo della formazione di Frates. Magari potrò essere un po' fuori luogo, ma dico che stiamo facendo una stagione in campionato, in regular season, su quelle che sono le vere possibilità della nostra squadra, quindi in linea, in media, con quello che è il livello del campionato. Sarò impopolare, me ne rendo conto, ma forse perché abbiamo ancora negli occhi i successi dello scorso anno. In realtà questa è una stagione che per il momento non ha avuto né picchi vertiginosi verso l'alto né verso il basso per quanto riguarda il campionato. Poi è ovvio che per quanto riguarda la Coppa il bilancio di 2 vinte e 8 perse di sicuro non è positivo, però era anche per noi la prima esperienza dopo tanti anni di assenza delle coppe con una squadra abbastanza rinnovata, quindi l'abbiamo presa tutta come una grande esperienza. Per quanto riguarda il campionato invece, insomma, dico che siamo in media con quelle che potevano essere le nostre potenzialità all'inizio del campionato. Speriamo di fare meglio, però non la vedo così disastrosa come qualcuno magari ha commentato. Noi è da un po' che stiamo esprimendo una buona pallacanestro, almeno dalla partita contro Cantù in casa, anche se abbiamo perso, a Caserta abbiamo perso, a Siena abbiamo perso, in casa con Roma abbiamo perso, però tutte partite dove erano di più le cose positive di quelle negative, quindi sicuramente siamo in un sempre alla ricerca del miglior momento possibile, ma in un momento in cui stiamo esprimendo una buona pallacanestro, e a testimonianza di questo ci sono le vittorie esterne di Cremona, di Reggio Emilia, di Venezia, dove veramente abbiamo dominato le partite.